been so long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side and just hold you. Cosa ci racconti? Oggi è l'ultimo giorno del nostro ritiro di quest'anno. Siamo tutti belli stanchi, ma oggi ci sarà una grande battaglia. Ci divertiremo tanto e c'è anche una bella giornata, sarà bello. Va bene, allora in bocca al lupo. Grazie, crepa il lupo. Mandami qualcuno. Dai, oggi è uno degli ultimi giorni di ritiro, il penultimo giorno. Siamo divertiti, abbiamo lavorato bene, oggi diamo l'ultimo colpo, proviamo un po' la gamba senza stagione. Prospettive? Prospettive quest'anno sono per me l'anno più importante, appunto ho fatto la scommessa con il presidente almeno 5 vittorie, 5 vittorie penso sono il primo obiettivo, poi un internazionale in Toscana. Va bene, abile, ecco questo qua, occhio lì, il TGV. Il treno Gran Vitesse, Grande uomo della pianura, com'è? Dici qualcosa? Per adesso bene, finché la strada non salvo. Ma prospettive anno 2009? Beh, mi aspetto prima di tutto di aiutare i compagni, perché ho visto che c'è molta, richiedono molto da me, e poi confermarmi a cronometro e magari anche qualche risultato personale nelle gare. Bene. Ronny, sei abile. Ciao Ronny. Anche arruolato? Salutala. Arruolato? Arruolato. Intervista. Dici tutto. Che devo dire? Come andate? Come andrà? Sono esattamente 10 minuti che siamo in bici. Più o meno andiamo ai 30 all'ora. Difficoltà non ne vedo. Aspettiamo dopo 30 km vedere quando si inizia a salire. 2009, che ci fai? Io? Ah, non lo so, quella è una sorpresa. Non si dice. Ma sarà una bella sorpresa? Spero di sì, dai. Non ti sbilanci? Non ti sbilanci? No, no, non mi sbilancio. Saluta a tutti allora. Saluto tutti. L'enfant du pays. Com'è? No, tutto bene. Raccontici qualcosa e obiettivi 2009. Ma gli obiettivi 2009 sicuramente è far bene, cioè vincere il più possibile e comunque poi mettersi a disposizione della squadra una volta che ho raggiunto i miei obiettivi e sicuramente riscattarmi dall'anno scorso. Sei carico loro? Sì. Contento? Sì, sì, quello sì. Hai da dire qualcosa? Di qualcosa agli amici che ci guardano su YouTube. Sono in diretta. Venite a vederci quando corriamo. Abbiamo bisogno di intervista, sapere i tuoi obiettivi 2009, se hai qualcosa da dirci, come sei trovato, cosa di qualcosa. No, prima di bene, io questo ritiro mi sono trovato bene. Tutto il ritiro sia con la squadra che con Marco, con Roby, con Loca. Poi sono contento che il presidente sia venuto giù. E no, diciamo che per il 2009 inizialmente, essendo il primo anno, dovrò abituarmi un po' alle gare perché è un po' un'incognita.
Poi verso poi cercherò comunque di ritagliarmi i miei spazi e fare qualcosa di bene, dai. Devi fare bene. No, ok. Se vuoi salutare gli amici che si seguono in diretta. Saluta l'amoroso, ti saluto. Le amiche della scuola che ti guarderanno su YouTube. No, vabbè. Ciao. Ciao. Simone Cento, dici qualcosa. Che cosa? Obiettivi. Dici... Darò il massimo. Sei contento, cosa sei? Sì. Saluta gli amici che ti guarderanno. Ciao. Digli qualcosa, di. Dai. Non so cosa dire. Allora Taz. Allora Diego, manda Navi da Turbigo, dici qualcosa. Ok, buon allenamento. Speriamo che vada tutto bene. 2009. Dare il massimo. Tutto. Obiettivi. Obiettivi? Aiutare i miei compagni. E se magari arriva il risultato lo prendo al volo. Saluta un po' gli amici. Saluta. Ciao a tutti. Cosa dire? È stata una bella settimana. Abbiamo formato un bel gruppo. Oggi abbiamo l'ultimo allenamento duro. Ieri abbiamo fatto i massaggi dall'oca, quindi non sappiamo se riusciamo ad arrivare fino alla fine. Però dai, ce la metteremo tutta. Pensando alla cena di questa sera. 2009, speriamo. Un anno migliore dopo l'anno scorso che è stato tribolato sotto tutti i punti di vista. Spero di fare un bell'anno, di guadagnarmi la fiducia dei miei compagni di squadra nelle prime corse, che sicuramente saranno per ragazzi che hanno caratteristiche diverse dalle mie. E dai, vediamo. Ok, ciao!